Allora, buonasera, buonanzi, buonanotte, siamo quasi allora, che ore so ragazzi, che ore so? Sono le due? Che ore so? Sono le due, ok, allora, posso venire ragazzi in mezzo a voi? Hot Shack Blues Band, oh, grandissimi ragazzi, ah, Alessandro, hai visto? Siamo omonimi. Salvo, ciao. Alessandro. Allora, Hot Shack Blues Band, salvo tu, tra l'altro, se non ricordo male, nel 2005, nella prima edizione di Effetto Blues, sei venuto a Torrita all'Effetto Blues, quindi siamo penso un portabandiera storico, perché non credo ci sono altre band di Effetto Blues del 2005 che siano venute. Il che è un piacere, è stato un onore, e stasera è stato ancora più bello del 2005. Allora, bello, voi venite da Catania, giusto? Sì, dalla provincia di Catania. Alessio, scusa. Sì, sì, veniamo dalla provincia di Catania, siamo tutti, diciamo, vicini territorialmente parlando. Ci siamo fatti questa bella scarpinata di oltre 900 chilometri, però ne è valsa assolutamente la pena, perché è stata una serata all'insegna della buona musica, ma ci tengo a sottolineare anche della condivisione, nel senso che è stato bello interfacciarsi con altri musicisti e scambiarci gli strumenti e scambiarci le emozioni. È stata una serata, secondo me, di bella musica e di tante altre cose. Ma io quello che si dice sempre noi qua per l'Effetto Blues vuole essere una serata proprio dedicata alle band, quindi non lasciando fuori la competizione, la scelta del gruppo, cioè prima di tutto ci deve essere il divertimento. Esatto, quello che abbiamo. Tu ci hai fatto divertire, ci hai fatto impazzire praticamente. Sei stata la prima band che avete aperto, quindi era difficile aprire subito, scaldare subito il pubblico al primo minuto. Insomma. È stato bello essere riusciti a fare questa cosa. Chiaramente il pubblico ha apprezzato, perché è un pubblico chiaramente abituato. E le persone che seguono Effetto Blues, che seguono Torrita Blues Festival, chiaramente essendo abituate appunto a questo genere di musica, a questo genere di clima che si viene a creare, la risposta del pubblico è stato per noi motivo di diciamo incentivo appunto a farli divertire di più. Quindi comunque è stata una cosa, la gente comunque, Effetto Blues non sempre è facile partire con il primo gruppo, perché di solito il primo gruppo c'ha sempre meno gente. Questo invece stasera siamo partiti bene, col piede giusto, visto che... Vabbè, sì, siamo stati allegri e è stato bello poter condividere la nostra allegria, la nostra festosità musicale con coloro che hanno apprezzato, è chiaro, con queste persone insomma che collaborano per portare avanti quello che è il tema del blues in Italia attraverso questo festival, che comunque è molto importante, visto che l'anno scorso Torrita è stata la capitale europea del blues. Tra l'altro stasera c'è le finali in Danimarca, proprio stasera c'è la seconda serata. Sì, infatti un augurio alla Zerine e Ghiozzi, che li abbiamo conosciuti, sono dei grandi amici e sono dei bravissimi musicisti. Speriamo, insomma, ora a quest'ora mi sa che l'hanno già dato l'orario che ha vinto, non lo so, ancora non mi sono collegato. Neanche noi, perché siamo stati qui. Vabbè, comunque, vabbè. Noi abbiamo partecipato da qua. Sì, spirito Stefani, grandi Max e Stefani. Italian Blues Union, tra l'altro, a supporto tutto l'entourage, diciamo. Allora, tu invece suoni il sax, giusto? E nella band... Sì, sì, suona il sax nella band. Sax contralto, giusto? No, tenore. Sax tenore, io diciamo sono il loro nuovo innesto, perché è da un annetto che sono con loro ed è bellissimo. Però, perché comunque si respira musica. Dal primo momento si è respirato una musica, il blues, è veramente una cosa bellissima e importante, perché oltre lo studio, la tecnica, ne parlavamo pomeriggio, ci vuole la musica, e la musica non è studio e tecnica, ma è anche altro, è anche condivisione con tutti gli altri musicisti, perché questa sera veramente, guardando suonare tutti gli altri, si carpisce veramente l'intensità, la passione, l'amore per la musica e tutto ciò che veramente è la musica, la passione, l'intensità e tutto ciò che può dare la musica. Pirato Rosso? Ah, lo devi pirare? Mai più? Non lo fare mai più! Scherzo. No, scherzavo.
mai più, mai. Già mai. No, allora dicevo, una cosa che ho notato, e ci pensavo proprio quando ero sul palco prima di presentare voi, pensavo alla qualità delle band, di come è veramente cresciuta. Quindi rispetto agli altri anni, come avevamo avuto 18 band per l'Effetto Blues, c'era una ricerca in continuo, ecco. È stato difficile scegliere anche quest'anno, perché oltretutto erano 12 le band, e quindi mi dico, sempre più qualità anche nell'Effetto Blues, non solo nel festival. Tu sei invece il bassista. Bassista, sì. Tu invece come sei trovato questa serata qui? Cioè, ti sei ritrovato, diciamo, con serata, anche quando fate giù le vostre serate giù in Sicilia, giusto? Devo dirti che mi sono trovato benissimo, un'accoglienza perfetta, veramente un calore, come ti ho detto, indescrivibile, quasi da sud, in effetti. Forse non c'è questa differenza tra sud e nord, comunque, però devo dirti che mi sono trovato benissimo. E anche con i gruppi, scusami se ti interrompo, con i gruppi. Ti vuol dire che noi siamo al centro. E infatti, il centro, no! No, 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 no. Ma vabbè. No, scherzo, queste sono tutte interviste, ma... un po' a braccio, tranquillo. Anche la fratellanza con i gruppi che hanno suonato, fondamentale. Cioè, persone proprio come noi. Ed è difficile da trovare tra musicisti, guarda, non credimi, non è facile trovare persone che comunque si prestano gli amplificatori, i bassi, i cavetti. Non è il clima che noi abbiamo creato dall'inizio, e i primi anni facevamo la gara, vinceva una sera. Questa cosa qui ci ha un po' penalizzato, prima di tutto nello spettacolo, secondo poi avevamo dei gruppi che nella stessa sera erano forti, dei gruppi meno forti, diciamo, in un'altra serata, quindi abbiamo comunque penalizzato dei gruppi che poi avrebbero meritato di essere, ma che se gli altri hanno comunque, poi alla fine sono risultati tutti bravi, insomma. Devo dire, trovarsi qui con questa fratellanza, insomma, è stato molto bello. Devo dire complimenti per l'organizzazione, perché è stata veramente grandiosa. Speriamo di passare, però. Esatto. Lo devo dire. No, va bene, giustamente. No. Ci sta, va bene. Comunque dicevo, prossimo anno sono 30 anni, sì. E faremo un libro, le band comunque sono comunque nella storia del festival, ci sono. Tra l'altro tu ci sei già nel libro del Trita, sì, Blues. Sì, certo. 2005 ho avuto l'onore di... Hai visto il libro? No, ancora no, questo mi manca. Nel ventennale c'è una foto con te sul palco. Lo andrò a vedere, promesso. Non ce l'hai, dai, lo devi comprare. Se vieni... Lo compro. Te lo daremo, te lo regaleremo. Lo si compra su internet. No, non si vende neanche, perché si manda direttamente. Mi date la posta, ve la spediamo. Vai, problema, dai, tranquillo. Va bene, siete grandi, Alessandro. Senti, io volevo dire una cosa invece, la cosa che mi voglio farvi un complimento per tutti questi chilometri che avete fatto, per la passione che fate, perché non... Grazie. Sempre è difficile, cioè non si capisce come mai gente, cioè, i gruppi appassionati vengono tutti questi chilometri per fare una serata di mezz'ora, e poi vabbè, a noi fatto... allora a noi a parte il Trita Blues in generale, ma ok, che fosse Trita Blues, ok, noi siamo venuti qui per la questione Trita, per l'Effetto Blues, al di là ora della distanza, a noi interessa promuovere quello che è il blues, non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista culturale. Noi nel nostro territorio, con Salvo specialmente, abbiamo da due anni abbiamo l'associazione Blues for Food, e nel nostro piccolo assolutamente ci premuriamo, insomma, di portare avanti quello che è il tema culturale del blues, sia dal punto di vista strettamente musicale, sia dal punto di vista anche storico-sociale. E comunque cerchiamo di promuovere quella che è la cultura seria della musica contro la sterile industria discografica, che sia pop, che sia, insomma, la musica moderna, un po' così. Oddio, c'è chi piace. Quindi noi tentiamo di portare avanti quello che è un progetto, una tematica che ha un valore,
che ha un valore storico serio e che è pieno di contenuti e che in un modo o nell'altro ci ha insegnato qualcosa. Il nostro essere qui è un po' un coronamento di quello che è stato il nostro lavoro in piccolo, nel nostro piccolo territorio. Coincide con l'uscita del nostro disco. Il 5 maggio ci sarà una presentazione del compriamolo disco, ragazzi, compriamo. Del nostro disco dopo 7 anni di lavoro che abbiamo fatto noi. E quindi, insomma, come noi abbiamo interesse a promuovere nel nostro territorio, siamo anche interessati a proporci noi in un altro territorio per sposare la stessa causa che sposate voi come organizzatori, insomma. Giusto, mi sembra corretto. Cioè, poi se c'è l'occasione, poi al festival, ovviamente, se del 5 fate il disco, il festival c'è a giugno, quindi tecnicamente potete portare su anche. Sì, speriamo di sì, chiaramente speriamo di essere. Dipende dal direttore artistico, ma insomma, comunque tanto c'è. Tante variabili per questa cosa. Vabbè, nel senso, comunque noi speriamo di qui esserci, fondamentalmente, fondamentalmente siete piaciuti come band, la gente. Questo è importante, mi fa piacere. Ci fa piacere. È quello che vogliamo, prima di tutto divertimento vostro, della gente che viene a ascoltare. Vabbè, è chiaro. E niente, poi volevo dire un'altra cosa. Io ho in un progetto nel capo da tempo di un viaggio nel mondo del blues italiano, fatto come un po' tipo Blues Brothers, no? Solo per conto di Dio. Sì, solo una cosa fatta dalle band italiane. Ok. Dove c'è una storia che inizia con un viaggio con una band che ha un sogno e parte dalla storia di un bambino che scopre per caso un nonno che ha un disco. Così. C'è una storia del blues. Va bene. E quindi io vedo nel vostro viaggio che avete fatto oggi, per dirti, cioè la vostra storia che parte con quel furgone, venite su, mi immagino, cioè, perché il bello è l'esibizione, sì, ma vabbè, secondo me è anche il viaggio per arrivare. Sì, hai detto esattamente l'attesa, quello. L'attesa dell'esserci, cioè il voler essere qui e aver, magari, sai, in quelle 2 settimane programmare la cosa con quell'emozione, quella trepidazione di comunque riuscire a essere in un posto dove incontri gente, condividi quello che fai e quindi ti piace. La cosa bella anche di questo tipo di viaggio è la preparazione che c'è dietro, è l'aspettativa appunto dell'amicizia, come diceva prima Marco, e delle amicizie che puoi trovare qui. Con lui, il nostro cameraman, è un grande, mi sono trovato benissimo, è un figo della paura, insomma. E pesa la telecamera? È pesa? Roberto, pesa? Ah, ok. Ma allora, che dire, le analogie sono forti tra l'idea che state sviluppando e il viaggio. Come dicevo lui, la preparazione è bella perché comunque consta di riunioni, di mangiate, perché da noi si usa fare la mangiata e sederci tutti attorno a un tavolo, discutere con un pochettino di ottima carne, del buon vino. A proposito, abbiamo gustato dell'ottimo vino, questo territorio ci ha affascinato perché è un connubio di natura, di genuinità. Gente molto, molto, molto socievole, abbiamo veramente, pur avendo trascorso pochissimo tempo in questo territorio, abbiamo vissuto delle piccole storie, abbiamo conosciuto il barista col quale abbiamo fatto degli scambi, abbiamo parlato, noi siamo il barista del bar storico del Torita Blues Festival, lì in piazza Matteotti, un grande. Alberto, detto Tallere. Tallere, sì, ci ha mandato a prendere i formaggi Tallere dal tizio, ci ha fatto il disegnino nella piantina. Facciamo pubblicità anche al negozio. No. Tanto lo fate lì il Blues Festival, sì, quindi ormai ci sarà lui. Sì, no, non c'è alternativa. Assolutamente, va bene. Quindi ci porteremo dietro un bagaglio molto grande, cioè inversamente proporzionale al pochissimo tempo trascorso. Ed è una cosa veramente. No. C'è una polemica in corso. No. No, scherzo, dai. Che mio... No, tra l'altro che Alessio è mio fratello. Volevo dire che il poco tempo passato è un peccato, perché se riuscissimo invece a stare più tempo assieme,
con i gruppi, con sarebbe bello, ecco, questo forse. Guarda, il mio sogno. Tu considera che noi domani mattina dobbiamo andare via, tornare in Sicilia, e per noi è stato un attimo, ok, suonare, però è finita qui. Sarebbe stato più bello, insomma, una cosa più itinerante, creare una situazione. A parte che abbiamo conosciuto stasera un mare di gente splendida, sarebbe bello, ecco, creare una situazione un po' di più giorni, insomma, per stare più insieme, ecco, tutto qua. Io dico, il mio desiderio, come desiderio anche degli altri dell'associazione, sarebbe quello di poter far suonare tutti. Quello tutti. Noi qualche anno fa avevamo inventato Blues in the Garden, che era un evento dedicato alle band che non avevano partecipato nella serata del festival, che non avrebbero vinto praticamente, e avrebbero comunque suonato nel pomeriggio del festival e sarebbe stato nel cartellone. Purtroppo, diciamo, per esigenze tecniche non l'abbiamo potuto rifare, però il prossimo anno potrebbe essere, essendo il trentennale, uno sforzo da riproporre, e quindi eventualmente comunque il prossimo anno, col fatto che c'è, ripeto, 30 anni di festival, con le band che hanno con tutte le band che hanno partecipato, io c'ho, con altri ci abbiamo in mente delle idee di poter riutilizzare anche in qualche modo, anche a distanza, o comunque Noi ci rendiamo chiaramente, sia come singoli che come gruppo che come associazione, disponibili qualora avessi bisogno del nostro aiuto per la qualsiasi cosa. Assolutamente. Quindi se avete qualcosa da proporci o avete bisogno proprio del nostro aiuto, noi, come siamo venuti qui questa volta, verremo a darvi una mano. Va bene. Combattiamo la stessa causa. Certo, sì. Ok, noi da 29 anni lo facciamo. Insomma, quindi voglio dire, chi lo sa meglio di voi? No, noi siamo nati per diciamo, per una quasi scommessa, fra virgolette, perché poi alla fine se non andavano a vedere il Pistoia Blues, chiamavano Treves, Luca Romani, che ha portato poi Treves giù. E poi l'anno Travis vide Torrita e disse: ma perché non fate un festival? E a quel punto Luca prese in mano il gruppo di Torrita, che avevano amici che appassionati di musica, appassionati di musicisti, gente che collaborava con il Palio di Somari, cioè praticamente tutta la gente, e si fecero questa ensemble, questa squadra. Sì. Per formare questa equip, e da lì nacque questo festival. I primi anni venne gente di Torrita, poi gli anni dopo, perché erano curiosi, capivano sta parola blues cosa fosse, no? C'era un manifesto attaccato vicino alla stazione dove c'era scritto Torrita Blues, la gente: Torrita Blues, che è blu? Torrita Blues? Perché sì, è una cosa curiosa, è una festa del liscio. Per lì, se non sai di che cosa stiamo parlando, un attimino, così, poi si impara. Poi arrivarono, e infatti l'anno dopo non vennero. Però per fortuna noi sarà lanciato praticamente l'amo e tutta la gente. Quando tu parli di scommessa, io credo che dopo tutto questo tempo la scommessa è stata vinta, perché sì, le cose che vengono fatte con cognizione di causa durano. Guarda, ma i primi anni sono stati veramente duri. Beh, chiaro, come tutti, anche allora, no, anche noi come gruppo nel nostro piccolo, chiaramente i primi tempi che si sta assieme non è che si arriva, si fa, si spacca, si arriva. Cioè bisogna stare un attimo lì. Noi dopo 7 anni, per esempio, ci siamo arrischiati a tirare fuori un disco. Noi dopo 7 anni abbiamo iniziato a pensare di, ok, iniziamo col fare il primo festival un po' più così, più famoso, proviamo a fare questo. Io sono convinto che chi ha una progettualità seria, basata su cose concrete, e lavora in modo delicato, con i giusti tempi, facendo attenzione il più possibile, alla lunga il risultato si vede. Io voglio parlare l'ultima parola con te, perché no, ce l'avevi con me, però dai. No, sono felice di parlarti, dimmi. No, voglio sapere, dai, mi presenti tutti i componenti della band? Certo. Salvo Mercurio, chitarra, Alessandro, voce e armonica blues, mio fratello Alessio, batteria, Giovanni, sassofono, e io il basso elettrico. Sei? Basso elettrico. Ma il nome? Ah, Marco, scusa, ma hai ragione. Io mi chiamo basso elettrico, però bella, però è bello, non la tagliare, io mi chiamo basso elettrico, è bellissimo. Va bene, allora ragazzi, io qui stanno smontando tutto, quindi cacciando. Spero, insomma, di ritrovarci, dai, che è stata una bella situazione.
Va bene, ragazzi. Ci stanno buttando fuori? Stanno fuori, vai. Sì. Si va. Grazie Roberto, ciao, per le riprese. Ciao. No, aspetta, salutiamo per bene, dai. Lui, allora, ci tengo a dire che quell'uomo lì che sta tenendo la telecamera in mano è un grande, al di là del fatto che è un bravo chitarrista, è una persona stupenda, stupenda. E c'è una bella chitarra, c'è anche una bella marca. C'è una bella chitarra. Sì, sì, va bene, grazie ragazzi. Grazie, buona, Alessandro grazie. Giannini, Hot Check Blues Band. Grazie per l'opportunità. Timo Ripub. Grazie per l'opportunità. Viva il blues. Arrivederci.